Hai scopato? No. Sei cintura nera di come si schiva la vita. Quinto Dan. Allora, iniziamo con una domanda allegra, dato che è in uscita sia la serie animata che il nuovo libro. Se potessi scegliere sulla tua lapide cosa preferiresti ci fosse scritto tra quello delle locandine punk, quello dei disegnetti, quello dei cartoni animati e perché? Quello delle locandine punk, perché sono le uniche che comunque non mi hanno mai posto di fronte a vergogne o contraddizioni in generale nella vita. Ok. Sei stato spesso definito la voce di una generazione. In un episodio della serie si vede come sembra che le generazioni dopo la nostra siano più brave di noi ad affrontare la vita. Secondo te è vero e come mai? Quanto è difficile per noi strappare lungo i bordi? Allora, oddio, non lo so, io penso che poi ogni generazione ci abbia i suoi scogli e le sue super difficoltà a affrontare la vita. Mi sembra però che la nostra, nello specifico, è quella che si è trovata lo scarto più grosso tra quello che erano le nostre aspettative, e anche per i modelli che avevamo, eccetera, e invece quella che è la realtà come ci si è presentata poi effettivamente nel mondo del lavoro e tutto quanto. Quindi penso che chi è arrivato dopo, in qualche modo è cresciuto più smaliziato di noi, cioè già o più disilluso di noi. Noi invece siamo un po' i fagioli che hanno dovuto sbatterci il grugno. Ok, insomma, siamo nati negli anni sbagliati, fondamentalmente. Okay. Vedendo la serie, appare chiaro come questa storia poteva essere raccontata in modo così efficace solo in versione animata, proprio per il movimento che questa comporta, con alcune trovate geniali, come ad esempio la sigla di una certa serie riletta e contestualizzata, che io ho proprio amato, quell'episodio lì. Queste trovate sono idee che avevi già nel cassetto da tempo per un fumetto, ma aspettavi un più efficace strumento per raccontarle, o ti sono venute tutte più o meno creando la serie? Dipende, alcune cose, per esempio quella in particolare della sigla di quella a cui fai riferimento te, era una cosa di cui avevo già cominciato a fare un fumetto, già da tempo, ma mi sembrava che non funzionasse mai bene perché a fumetti diventava noioso, cioè diventava una roba molto verbosa e non dava quel richiamo divertente, eccetera. Quando ho capito che questa cosa poteva, cioè quando c'è stata l'opportunità di fare una serie, ho pensato, ammazza, se questa roba qui che non riuscivo a fare fumetti la metto in serie, secondo me viene meglio. E quindi in realtà è un miscuglio sia di cose che in parte avevo in testa da tanto tempo, sia di cose che invece sono state scritte apposta per quel formato lì. Ok. Allora, già si notava nei due volumi di Macerie Prime, ma io l'ho visto ancora di più in Strappare lungo i bordi, che si vede proprio il Michele appassionato seriale che passa dall'altra parte dello schermo, in tante scelte anche della colonna sonora, come ad esempio la canzone dei Band of Horses, in alcuni cliffhanger, in tante citazioni, omaggi. Quanto è stato figo passare dall'altra parte? Allora è stato molto figo da una parte, nel senso che comunque io ho un tale debito di gratitudine verso chiunque faccia le serie che stare dall'altra parte mi sembra una roba proprio bellissima e molto gratificante e stimolante. E dall'altra parte c'è il terrore, nel senso che chiaramente ho un tale astio per chi mi fa perdere tempo guardando serie di merda che rischiare di essere quella figura lì è qualcosa che mi uccide. Capisco, ma da parte mia proprio non c'è questo rischio. Adesso che l'ho vista tutta, proprio ti posso dire che tranquillo, non c'è quel pericolo, secondo Ma me. pure perché dura poco, comunque ti ho fatto perdere al limite un'ora e mezza di vita, tutto sommato. Infatti, io avrei voluto quasi qualcosa in più, anche se ci sta, quei 6 episodi da 15-20 minuti ci stanno, però. Allora, senza spoilerare, il messaggio finale della serie, come è capitato anche nei due fumetti, è dolce amaro come la vita. E riguarda un po' il tempo e l'uso che ne facciamo. Secondo te, noi abbiamo troppo tempo a disposizione oggi o ne abbiamo troppo poco? No, io continuo a pensare che abbiamo troppo poco tempo a disposizione comunque e che la maggior parte del nostro tempo lo usiamo lavorando, che è un qualcosa di cui ci pentiremo. Io sono una di queste persone qui, nel senso che effettivamente io uso tutto il mio tempo lavorando e se mi guardo indietro mi viene un'ansia, gli attacchi di panico, anche mentre ne parlo adesso. Quindi, diciamo, cerco di non pensarci proprio per questo. Ok, va bene. Ritornando al discorso sulla generazione no nostra, che è un po' appunto a metà tra quella di prima e quella di dopo,
il tuo alter ego fumettistico, sia nei fumetti anche, ma anche nella serie, sembra eternamente bloccato rispetto agli altri personaggi che in un certo qual modo vanno avanti. Secondo te, perché è colpa dell'armadillo? Non lo so, ma questo si connette molto alla risposta di prima, nel senso che effettivamente io mi sento molto bloccato, nel senso che io mi sento di avere dedicato così tanto tempo al lavoro negli ultimi 10 anni per non pensare al resto, che mi trovo cristallizzato in questa condizione qui, mentre tutte le altre persone, poi probabilmente loro hanno l'impressione che io sto andando un sacco avanti perché dal punto di vista professionale sono cresciuto, però in realtà io guardo loro che hanno magari famiglie, figli, cose eccetera, mentre io mi sento veramente prigioniero di quella cosa lì, e non lo so, io penso che mi sia spezzato qualcosa a un certo punto, per cui riesco ad andare avanti su certi binari e su altri no. L'armadillo sicuramente ha un suo peso nel terrorizzarmi di tutta una serie di passaggi. Ok, e ultimissima domanda, ma ce l'andiamo a pigliare un gelato? Guarda, ti dico soltanto che mia madre ha incontrato, secondo non ha mai visto niente di questa roba. Non ha mai... No? No, ma secondo gli interessa, non ne frega un cazzo, non ha mai letto un mio fumetto, eccetera, quindi non sa nulla. Veramente? Io mi sono sempre chiesto, infatti, come avessero reagito una volta che... Non ha curiosità intellettuale per niente, non gli frega nulla. Mia madre invece l'ha vista. Ma tua madre invece sì, me lo ricordo, l'avevi detto. Esatto. E l'altro giorno mia madre ha incontrato Secco per una cosa qualsiasi, ma non mi ricordo per quale stronzata, e la prima cosa che Secco gli ha detto è stato, giuro, e non sapeva niente, è stato andiamo a più un gelato. Mia madre gli è scoppiata a ridere in faccia e Secco non capiva perché, e questo è... Va bene, ti ringrazio tantissimo. Grazie mille a te. Dai, me ne frega un cazzo, andiamo a più a gelato. Guarda, mi sa che peggio andare a lavorare in cantiere, così, a occhio. Sì, è vero, è peggio andare in cantiere, grazie al cazzo, c'è sempre una cosa peggio.